Ieri premiato Corona a Bertiolo, felice del riconoscimento, ha detto, perché ultimamente la mia regione mi aveva trascurato. E chiudiamo ora con la verve di Mauro Corona, che è stato premiato a Bertiolo. Abbiamo conferito un premio, ma è un riconoscimento, come giustamente ha voluto, diciamo, declinare lo stesso premiato, Vini Doc per un Friulano Doc 2022. È un premio che ha ormai 24 anni, che viene dato in occasione della festa del vino ogni anno a un friulano che ha i natali in Friuli, che però con la sua arte, la sua professione, le sue attitudini, con i suoi talenti ha reso, diciamo, lustro, ha dato lustro al Friuli. Quest'anno abbiamo individuato in questa figura proprio Mauro Corona, e io direi che è indiscutibile che sia un friulano doc e che sia riuscito con la sua capacità comunicativa, diciamo, la sua arte di scultore, di scrittore, ma anche il suo modo di essere, che per certi tratti si può riconoscere sicuramente a un tratto friulano. È stato contento di questa premiazione? Se non fossi stato contento non sarei qui, e tra l'altro mi aspettavo un po' più di gente abbottonata e un po' chiusa, un po' di gelo, invece erano gente affettuosi. Come si è sentito nel momento in cui ha ricevuto la proposta? Se l'aspettava, è stata un qualcosa che già conosceva? No, non me l'aspettavo, anzi, erano parecchi anni che il Friuli, la mia terra, e questa non è una polemica, è una dolcezza, che mi aveva ignorato, perché per esempio gli ultimi 3 o 4 libri non mi hanno mai invitato in Friuli a presentare un libro, gli ultimi. E invece adesso è arrivata questa bellissima saetta di Bertiolo. Bertiolo, città del vino e della musica. Ha ricevuto il vino come premio e anche ascoltato buona musica. Sì, ma io preferisco il vino alla musica. Non che sia contrario alla musica. La musica di Mozart non mi fa sentire meglio, cantavano. Io ascolto molta musica, ma non. Però in queste occasioni vale il vino. La musica è quella del vino, quella di stappare una bottiglia, di stare assieme alla gente, di sentire la sindaca che era imbarazzata e l'ho vista contenta che fosse qui in cialtrone come me. Ecco, tutto questo è un'armonia di piccole cose che gratificano. Non puoi venire a prendere un premio, un riconoscimento altezzoso, bisogna condividere premio e anima con la gente del posto.